Non si fermano le proteste dei docenti napoletani che da questa mattina sono riuniti in un sit-in davanti al Palazzo della Regione a Santa Lucia. I professori hanno impugnato megafoni ed esposto cartelloni chiedendo trasparenza da parte del MIUR e denunciando le contraddizioni nel sistema di assegnazione delle sedi. I docenti hanno deciso di manifestare pacificamente per chiedere un incontro con il presidente De Luca. Secondo quanto dichiarato dai manifestanti, di cui molte donne che hanno deciso di portare anche i figli al sit-in, l'algoritmo che ha provveduto ai trasferimenti in parecchi casi non avrebbe rispettato l'ordine di punteggio per assegnare ai docenti gli ambiti territoriali per il prossimo anno scolastico, ma avrebbe seguito altri criteri. E docenti con punteggi più alti si ritrovano al nord. L'algoritmo non ha funzionato nel modo corretto. Siamo stati letteralmente sgizzati al nord e tra pochi giorni dovremmo fare le valigie per andare via, abbandonare famiglie, bambini piccoli, genitori anziani che dopo tanti sacrifici vorrebbero ora avere un pochino quello che hanno tanto, su cui hanno tanto investito, la famiglia. Non è giusto tutto quello che ci sta accadendo. La categoria sta veramente, stanno mettendo la nostra categoria sotto i piedi. Non abbiamo più dignità, non c'è più professionalità. Abbiamo fatto un anno di prova massacrante, con adempimenti assurdi. Contenti perché crediamo nel nostro lavoro, ma tutto questo sta rasendo l'impossibile, l'assurdo. Io credo fermamente nel mio lavoro, lo amo, l'ho sempre fatto con passione, non sotto casa, perché non sono dei capricci, noi non vogliamo il posto sotto casa, vogliamo soltanto giustizia, vogliamo una graduatoria che non esiste e in nessun ambito professionale, amministrativo esiste quello che hanno fatto a noi, cioè prenderci dopo formato famiglia. Non stiamo parlando di persone ventenni che hanno fatto un concorso e sanno a livello nazionale, io so di andare fuori, no. Siamo persone che siamo impiantate con una famiglia, con genitori, anziani, è la stessa cosa. Cioè, allora, noi vogliamo innanzitutto trasparenza e poi vogliamo risposte, perché nella nostra regione ci sono posti che finora abbiamo occupato noi. Ci stiamo muovendo da soli e speriamo al più presto di ottenere qualcosa, perché mi associo alla collega e di dire tutto quello che abbiamo detto. Vogliamo aiuto, siamo qui soprattutto per essere ricevuti da De Luca e cerchiamo al più presto di avere una soluzione. Il primo settembre dobbiamo partire, dopo 26 anni di precariato, penso che come il mio il problema è anche di tutte le colleghe, lasciare i bambini piccoli, famiglia, il Papa ci ha detto che la famiglia deve essere unita, quindi chiediamo aiuto anche al Papa. Hanno fatto una differenza tra un marito e i genitori anziani allettati. La 104 è una legge, la legge è uguale per tutti, come vale per i mariti, vale per i nostri genitori che ci hanno generato e dobbiamo metterci i pannoloni. Quindi la prima cosa in assoluto, dobbiamo cautelare la categoria delle persone che hanno bisogno.